DAS07 è continuato con una serie di attività di approfondimento su alcuni temi focali delle mostre, meno per meno uguale a più, e giraffa con giraffine cosmiche al Museo Terrestre. Nei mesi di aprile e maggio si sono svolte una serie di attività volte alla conoscenza e al portare il pubblico in un percorso che dialogasse apertamente con i concetti base delle mostre. Il 9 di aprile abbiamo incontrato il professor Guido Tonelli per collegarlo alla modalità di realizzazione di alcune opere di Stefano Non e anche agli obiettivi prefissati, alle indagini che dietro queste modalità operative stanno. L'umanità ha sognato, fin dal tempo degli antichi sapienti greci, di fermare il tempo. E questo sogno ha attraversato la letteratura, l'arte, la poesia. Oggi noi sappiamo che non si può interrompere la corsa del tempo. Sappiamo che nonostante gli enormi progressi della scienza e della tecnica, l'esistenza di ciascuno di noi è destinata a terminare. La questione che si pone non è la questione di uccidere Cronos, ma di impiegare al meglio il nostro tempo, che significa utilizzarlo per sanare le ferite dell'umanità o del pianeta, o costruire qualcosa di bello ed importante per il futuro e per le nuove generazioni. Questa è la vera questione su cui d'attualità bisogna ancora riflettere. Il 30 di aprile abbiamo incontrato il professor Franco Farinelli per dialogare in merito allo spazio. Le mostre, una in particolare, si colloca al 25esimo piano della torre Unipol e quindi su una scala completamente diversa rispetto a quella con cui attraversiamo la città normalmente, e le opere stesse aprono ad una dimensione ambientale. Da secoli siamo abituati a vivere all'interno di uno Stato. E uno Stato è nient'altro che una carta geografica. Non è vero che la carta geografica è la copia di ciò che esiste, ma al contrario, ciò che esiste, lo Stato in questo caso, è la copia di una mappa. Il problema sorge oggi perché questa operazione non funziona più, perché oggi siamo costretti a riconoscere qualcosa che per millenni l'umanità ha cercato di scalzare, riconoscere che noi abitiamo una sfera, che il mondo è sferico, l'abbiamo sempre saputo, però abbiamo sempre cercato di evitare di riconoscerlo fino in fondo. Il funzionamento oggi del mondo ci impone questo riconoscimento e dal punto di vista concettuale è molto arduo sotto ogni profilo. L'8 di maggio si è svolta una sorta di finissage che ha visto una conversazione tra me e Caterina Molteni intorno all'idea di sonorità nell'arte contemporanea. Il suono ha una grande potenzialità dal punto di vista dell'arte contemporanea e dell'esperienza museale, in quanto ha la possibilità di andare a toccare delle parti della percezione individuale che solitamente l'esperienza visiva dimentica o comunque ingloba in modo eccessivo. Quindi in una società come quella di oggi, dove siamo abituati a vedere costantemente immagini, sicuramente il suono va a risvegliare dei ricordi personali, delle memorie e a portarci a vivere delle situazioni sensoriali inconsuete. Penso che il grande potenziale di un'opera sonora sia proprio quella di creare un rapporto intimo con lo spettatore e educarlo all'ascolto. Stefano invited me to do the sound for his video installation, and it was a very interesting work in a way because the video has a very direct and a very abstract level. And I think that, and we agreed with Stefano
that somehow the music that is actually absolutely exclusively created by my voice, there are no other instruments inside the music, it somehow creates this connection between the absurdity, between the avant-garde and between the direct documentary-like images of the video, and it also gives an extra level to the works. So I am actually super happy to be here now in Bologna and see the work and also give a little part of my life.